Salve, oggi parliamo di un libro di Duccio Demetrio, professore Duccio Demetrio, La religiosità della terra, una fede civile per la cura del mondo, Raffaello Cortina, editore, 2013. Questo libro di Duccio Demetrio è una sorta di canto della terra, e canto per la terra, perché pur essendo per noi nutrice e madre, la terra, la cosa per noi più importante, essa però, la terra stessa, è al tempo stesso figlia, e figlia oltre che madre. E figlia perché nell'epoca della devastazione ecologica e ambientale, del dominio selvaggio, della civiltà e della violenza sulla stessa biosfera, la terra è diventata qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura, proprio come con una figlia. Prenderci cura della terra, già, affinché poi la terra possa prendersi cura di noi. Viverla come figlia per continuare a viverla come madre, nutrice e latrice di mille incommensurabili e affascinanti doni. La terra, per Demetrio, merita di essere considerata oggetto, anzi soggetto, di culto, il culto della terra, e al tempo stesso una religiosità laica e una fede civile. È una coltivazione perenne. Coltivare la terra, in fondo, è lo stesso che viverne il culto, e non tanto come una dea, ma come il nostro fondamento e sostegno primordiale. Demetrio parla di una religiosità laica della terra, senza dogmi né leggi, senza istituzioni né gerarchie. Al di là dei conflitti tra religioni e al di là della vecchia diatriba tra credenti e non credenti, resta la sacralità del tutto umana della terra, dove la trascendenza è immanenza, il divino è nelle creature e il cielo è solo l'altro risvolto della terra. La religione religa, ma non deve relegare, cioè non deve dividere il trascendente dall'immanente, l'anima dal corpo, il Dio come creatore dal mondo come sua creatura. La religiosità della terra unisce e non divide, unisce cielo e terra, anima e corpo, l'uomo alla terra come humus e come fango. L'uomo è umano in quanto fatto di humus, come il terriccio stesso in cui un bambino affonda le dita. Siamo umani in quanto mortali e in quanto fatti di terra. Non c'è nessun'anima, nessuno spirito se non terrestre, nessun soffio sopra le acque, ma solo dentro le acque, nessuno spirito sopra la terra, ma solo dentro la terra. È la terra stessa che è animata, anche nel suo humus, nel suo fango. Il cielo non è che lo specchio, l'altra faccia della luna della nostra vita. Demetrio si definisce un irrequieto non credente, che rispetta i credenti, ma si batte per una fede laica, per una religiosità civile, una fede civile, capace di coinvolgere tutti gli uomini e legarli non nella forma delle religioni che dividono, ma del sacro, della sacralità della terra. In questo senso Demetrio mostra di percepire il soffio, lo spirito, il mana, il ruah dell'Oriente, della grande sapienza appunto orientale, che in fondo storicamente precede le grandi religioni monoteistiche, capaci di imperare dividendo e combattendosi fra di loro. Cicerone leggeva etimologicamente il relegare della religione come un prendersi cura. E questa parola cura, la parola che anche Heidegger aveva appunto usato in Essere e Tempo, della terra noi dobbiamo prenderci cura perché ne va di noi, della nostra vita, della nostra felicità possibile. Fede civile, il sottotitolo è infatti una fede civile per la cura del mondo, fede civile è fiducia nell'uomo e nella sua origine terrestre. Lo spirito è nella terra, spirito della terra, anima delle cose di cui l'uomo è parte. Appunto, parte, partecipazione e appartenenza. Credere nella terra, nei suoi valori, nella sua bellezza, è rispettare il principio di appartenenza. A lei, alla terra, apparteniamo più di quanto lei appartenga a noi. E la terra va vissuta e non dominata, governata. È il nostro giardino, non è il nostro fondo, per dirla sempre con Heidegger. Le apparteniamo, ma siamo anche liberi di appartenerle o non appartenerle, o anche soffocarla. Ma soffocando lei, soffochiamo le sue creature, che siamo noi. Se relegare vuol dire legare, il giogo più grande, la religione più utile e originaria, il vincolo fondamentale, sono proprio, cioè si riducono a questo, all'accettazione di essere figli della terra. E ora anche, oltre che figli, genitori, coloro che se ne prendono cura. Questo libro è dunque un elogio della terra e della nostra terrestrità, perché
per dire, fra idealismo e materialismo, senza distinzione fra bellezza della materia e dello spirito, senza scissioni. La terra merita di essere coltivata, il culto della terra è anche la cultura della terra, ma la terra merita anche di essere cantata, secondo Demetrio, merita di essere raccontata, cantata come Orfeo, e raccontata dalla poesia, ma anche dal semplice linguaggio di chi può onorarla ogni giorno e rispondere ai suoi appelli sotto forma di parola scritta. Della sua bellezza e importanza ci rendiamo conto ogni volta che ci affacciamo oltre le porte, per esempio, delle soffocanti metropoli, nelle campagne che ci rinnovano le piccole felicità dell'infanzia, ma anche nel quotidiano delle metropoli potremmo esercitarci a respirare le vestigia della terra, dall'apparizione di un filo d'erba sulla strada o nel cemento, agli spicchi di cielo tra i palazzi, dalla freschezza di un mattino al degradare della luce al tramonto. I poeti, anche quelli metropolitani, lo sanno, e lo sa anche Demetrio, chiama la poesia della terra sotto qualunque forma. A questa fede civile nella terra dobbiamo essere educati o rieducati. E Demetrio risfodera anche l'appello ad una pedagogia ecologica che non si accontenti della solita litania degli ambientalisti o dei politici del verde. Dovremmo forse osservare di più quelle creature anfibie fra cielo e terra che sono gli uccelli, per esempio, gli uccelli, messaggeri di luce e creature terrestri al tempo stesso, che ci ricordano come cielo e terra non sono divisi, ma uniti anche per noi, che non sappiamo volare, ma sappiamo sollevare gli occhi verso le nuvole con gli occhi di un rilke o di un leopardi. L'elogio degli uccelli, che lo stesso Demetrio fa nelle sue pagine, è lo stesso elogio del cielo, ma solo quando questo non sia diviso dalla terra, come l'iperuranio platonico, per esempio. Paradossalmente, il cielo è tanto più bello quanto più è terrestre. Demetrio dice di amare di più, per esempio, quello diurno, che quello buio, abissale, notturno e lontano della notte. E viceversa, la terra è tanto più bella quanto più si specchia nell'azzurro del cielo, l'altra faccia di una stessa medaglia. Il vero cielo va cercato in terra, come la vera anima va cercata nella materia di cui siamo fatti, essendo essa già spirito, lo spirito della madre e figlia terra. Anche gli antichi, trasformando il vuoto in figure mitologiche, simboliche, astrologiche, avevano provato ad avvicinarlo, quel cielo, alla terra, neutralizzando simbolicamente e iconicamente l'angosciosa oscurità di quel vuoto, di quell'abisso. La poesia del cielo, come quella degli uccelli, delle nuvole, della luna e degli astri, è una poesia terrestre. Il cristianesimo ascetico, a proposito di religioni, il cristianesimo ascetico, ma in genere l'ascetismo trascendente di molte religioni, va contemperato, secondo Demetrio, con il recupero di un amore pagano per la terra, senza che ciò comporti ritorno a culti oramai superati dalla storia. Più di un neopaganesimo, è meglio parlare di un recupero di quanto certa sapienza antica, soprattutto orientale, ma anche occidentale, basti pensare a Lucrezio, ci insegna la spiritualità della terra, la sua bellezza insieme alla sua temibile potenza, il suo esserci culla di nascita e di morte, l'essere lei fatta della nostra stessa sostanza e viceversa, e gli enigmi che la terra cela, che dovrebbero sempre predisporci, malgrado i progressi della scienza, ad un affascinante stupore, la fascinazione, per esempio, del sacro. La sapienza antica ha sempre parlato di un soffio, di un pneuma, di un respiro della terra, fino a che poi nei secoli, ma successivi, soprattutto in Occidente, questo soffio non è diventato un nous, una mente, divina o non. E sono gli artisti, i poeti, i pittori, i musicisti a ricordarcene, a captare questo respiro antico della terra, e a rafforzare il senso di appartenenza cosmico dell'uomo e la sua saggezza di creatura mortale, di figlio dell'humus, in quanto uomo. Ecco perché nella religiosità laica della terra, l'undicesimo vero comandamento, dice Demetrio citando un libro recentemente uscito, dovrebbe essere, secondo lo scrittore, non deturperai né profanerai più la terra. Comandamento ecologico per eccellenza, ma vitale sia a livello spirituale che materiale, che poi per Demetrio è quasi la stessa cosa. Fede civile nella terra vuol dire rispetto e passione per questa unica terra, dato che a dispetto di tante religioni non ce ne sono altre di terre. Non c'è terra promessa,
nel mondo trascendente, in questa religiosità senza dogmi, né leggi, che intercetta il respiro stesso del mondo. È ovvio, e lo sa anche Demetrio, che l'accusa di panteismo è dietro l'angolo, ma l'autore ci ricorda come non ogni forma di religione, soprattutto di cristianesimo, sia stata avversa al mondo o al dio Pan come sua divinità. Esiste un filone di ecologismo cristiano, per così dire, di amore per la terra e le sue creature, indipendentemente dal suo creatore, che non rinvia solo a San Francesco o a Maestro Eckhart. Anche il cristianesimo ha in sé una vena ambientalista, potremmo dire ecologica, filoterrestre, per così dire. E tutt'oggi Papa Bergoglio, non a caso chiamato Francesco, ne è un esempio. Per una terra in pericolo come quella attuale, la vera religiosità laica si fa cooperativa insieme ad ogni disciplina del sapere per salvare il pianeta e le sue bellezze. Cura della terra, custodia, tutela e conservazione, ma soprattutto amore. Questo è il futuro auspicato da Demetrio. Questa è la vera religione a venire. Essere cittadini del mondo vuol dire questo. Vuol dire appartenergli e al tempo stesso essere responsabili della sua salvezza per garantire la nostra. La vera religiosità è legame e cura, apertura dell'immanente al trascendente e del trascendente all'immanente, unità di fango e di mistero. In fondo, le religioni passano, ma la religiosità e il sacro restano, come resta l'enigma di questa vita e resterà sempre. L'amore per la terra e per i suoi enigmi, la passione e il terrore del mondo, hanno prodotto da sempre cosmogonie, da quella biblica a quella greca, miti per simbolizzare, capire, tranquillizzare anche l'angoscia dell'incomprensibile. E la terra stessa è diventata figura del mito, Gea o Gaia, oppure Demetra, eccetera. E da sempre all'uomo è stato additato il compito di prendersi cura della terra, come nel bel mito raccontato da Igino, scrittore latino, in cui la cura, con la C maiuscola, prega Giove di infondere lo spirito a una forma di fango da lei fatta. Giove accetta, ma non consente alla cura di dare il suo nome alla forma fatta di fango. Interviene la terra stessa, rivendicando il proprio nome a sua volta, essendo la forma fatta di fango, quindi di terra. Alla fine decide Saturno, che assegna salomonicamente a Giove lo spirito della forma dopo la morte, alla terra il corpo e alla cura la forma in vita, ossia l'humus, detto homo, l'uomo. La terra va dunque religiosamente amata, oltre che rispettata, perché è a lei che dobbiamo i nostri rari stati di grazia, soprattutto quelli dell'infanzia, che l'autore racconta autobiograficamente in alate pagine di prosa lirica. E come possiamo reagire alla nutrice dei nostri stati di grazia se non con gratitudine? Dalla grazia ricevuta in qualche modo alla gratitudine offerta. Apparteniamo al divino, e divina è questa terra che sorreggeva già i nostri passi e le nostre cadute da bambini, rialzarsi, ricadere su madre terra, su figlia terra. Ecco, quella terra che ci piaceva esplorare da bambini, di cui ci piaceva anche sporcarci, il fango, la mota. Da lei, dalla terra, provengono i primi determinanti sensi di stupore, di ammirazione, di mistero, l'arcano di cui ci parla anche la Zambrano con accenti mistici. Il sentimento della terra, raccontatoci anche dal grande Lucrezio, si accompagna fin dall'infanzia con il senso del limite. Questo è il nostro mondo, la nostra casa da onorare e da rispettare, con i suoi orizzonti invalicabili e i suoi limiti. La religiosità della terra è anche onorare quei confini, lasciarci religare o relegare da loro. D'altra parte, per un maestro e un amante della scrittura come Demetrio, la terra originariamente già si scrive da sé, con i suoi paesaggi, fiumi, colline, vette, ghiacci, crepacci, che ne fanno un papiro meraviglioso. Ma a questa scrittura muta della terra, l'uomo può e deve rispondere con la felicità e la gratitudine della parola, quasi fosse preghiera e canto di ringraziamento. La terra ci racconta, si racconta e noi la riraccontiamo, e non solo attraverso i miti, ma anche attraverso quelle mitobiografie che sono le nostre vite, narrate in qualche modo. Demetrio le chiama econarrazioni, autobiografie, storie che partono dalla terra, la nostra terra,
e alla terra sono destinate attraverso noi, le nostre dita, la nostra penna, la nostra scrittura. I poeti sanno che scrivere è un rispondere e un corrispondere, come dinanzi a un appello, vissuto poi come vocazione personale e poi anche, possibilmente, universale. È il poeta che, come Rilke, fa fiorire, è il poeta che, come dice Rilke, fa fiorire in canto e parola il muto linguaggio potenziale della natura. Ma perché la muta terra possa parlare in noi occorre ascoltarla, occorrono il silenzio e la solitudine, che non sempre le metropoli possono assicurare, garantire, malgrado l'opzione di quell'ascetismo metropolitano di cui l'autore ha parlato in un altro libro, sull'ascesi, sull'ascetismo metropolitano. Il fascino della solitudine è lo stesso della parola che fiorisce dal silenzio. E se da una parte la solitudine è la condizio sine qua non dell'ascolto della voce della terra, dall'altro la parola che meglio corrisponde a quella voce è intrisa di silenzio. Anche in quell'arte povera, come la chiama Demetrio, che è il meditare camminando, su cui Demetrio ha scritto un altro libro, sulla filosofia del camminare, ecco, anche nel meditare camminando, il semplice lento passeggiare, osservare tranquillamente le cose, ecco, anche lì si nascondono i possibili gioielli che la solitudine e l'ascolto della terra possono dischiudere, e non solo al poeta, che li tira fuori dall'abisso, come perle, come direbbe Ungaretti, nel porto sepolto. La scrittura è un'avventura meditativa, è un'avventura legata alla meditazione, alla riflessione, come l'osservare, il camminare. È un'arte povera, anche la scrittura in fondo, disponibile per tutti, capace di sostituire la vanga e il rastrello per dissodare quella terra particolare, molto particolare, che è la nostra interiorità, la nostra stessa anima. E l'umile strumento della penna o matita scava e racconta, dissoda e semina, e dal silenzio la parola, dissodata la terra dell'anima, fa germogliare immagini, metafore, storie e sviluppi, come dai semi di lenticchie messi dal babbo di Duccio Demetrio, bambino, su un piattino, come l'autore narra in uno splendido squarcio autobiografico. Ecco come quei semi di lenticchie si trasformavano magicamente, entro poco tempo, in germogli e rametti di una pianta. Ecco, la scrittura è l'arte del seminatore, che parte dalla terra e alla terra è destinata. Ma la scrittura è anche l'erpice, dice socraticamente Demetrio, per portare alla luce ciò che il grembo della terra nasconde. Amare la terra è coltivarla e raccontarla, o raccontare noi stessi come suoi figli e genitori. È probabilmente questa è la forma più alta di una religiosità, che è corrispondenza e canto, dissodamento e disseminazione, per un'attesa fiduciosa, per una fede, appunto, fiduciosa. La terra ci ha generati, e generare nella parola è un modo per esprimere a lei e a noi stessi, nella gratitudine, di essere stati dei buoni discepoli.